chiama Package Molese perché nel 92 nasceva per fare packaging, quindi fondamentalmente le attività erano a servizio di multinazionali, quindi di brand come possono essere Henkel, Lever, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Gruppo Bolto, cioè aziende che sono presenti sul territorio internazionale. Oggi si insiede in un fabbricato di oltre 20.000 metri quadri costruiti, quindi un'azienda che è cresciuta in questi anni. Quindi noi, accanto alla produzione di marca, produciamo anche quelle che vengono chiamate le private label. Quindi noi produciamo per Esselunga, produciamo per Auchan, produciamo per Carrefour, produciamo per Conad, produciamo con i nostri marchi anche per Coop. Quindi oramai la nostra presenza in termini qualitativi del nostro prodotto è presente in quasi tutte le catene distributive. Questa è un'azienda che è partita con 3 dipendenti, 190 persone per dare un ordine di grandezza, di cui 140 sono proprio dipendenti Package Molese e quasi 50 persone sono quelle a servizio dello sviluppo industriale. Circa 30 milioni di euro di fatturato, è un'azienda che nell'arco degli ultimi 4 anni ha raddoppiato fisicamente il fatturato. Noi abbiamo aperto 11 progetti di tirocinio per Garanzia Giovane. L'azienda, come dicevo, vuole internazionalizzarsi. Potevamo scegliere di fare questo progetto con le agenzie grafiche. La nostra scelta in realtà è stata: cerchiamo di capire se il territorio può far nascere il nuovo logo. Quindi sfruttando il talento dei giovani, prendiamo tutti i ragazzi che hanno tra i 15 anni e i 30 anni, su questo ci eravamo sentiti con Andrea alcuni mesi fa, perché l'attenzione era verso i giovani, quindi abbiamo cercato dei collegamenti sul territorio. Il mio grazie va veramente ad Andrea per aver consentito non solo l'incontro di oggi, ma tutta la progettualità che noi speriamo di fare nei prossimi anni. Questa è un'azienda che sta lavorando per essere entro la fine del 2020 un'azienda a impatto zero. Nasce a Imola, si sviluppa per Imola e per l'Imolese, e qui non ci sono chiaramente i colori politici, la politica è fuori da queste cose, ed è per questo che io ringrazio, e poi gli cederò la parola, l'assessore Raffini, perché è chiaro che sia il predecessore Cantelli che ci fece avere l'autorizzazione per avere il logo per questo evento patrocinato dal comune di Imola. E ricordo, tra le tantissime cose che hai detto, che il ragazzo o la ragazza che vincerà e quindi sarà il titolare, l'ideatore, che ha progettato un nuovo logo della packaging imolese, vincerà un iPhone, quindi l'azienda darà un cellulare nuovo che va molto di moda tra i ragazzi e non solo, e un tirocinio presso il reparto di ricerca e sviluppo. Sono io che vi ringrazio per avermi invitato. Naturalmente il mio obiettivo, che poi è anche quello dell'amministrazione comunale, è quello di cercare di portare e di riportare lavoro e occupazione a Imola. Applaudo chiaramente a tutte quelle iniziative come quella di Andrea Zucchini in questo caso, e ripeto, e ha sottolineato anche lui, non hanno colore politico, io sono per la città. Comincio con una battuta, sembra strano che un'idea, così una bella idea sia venuta Zucchini, però è bella questa cosa di cercare di creare un legame profondo con una terra come questa. Terra che comunque, non dimentichiamoci, insomma, come dicevo all'inizio, ha avuto un po' di sinistri, però ogni tanto, insomma, bisogna celebrare anche iniziative imprenditoriali che sono consolidate sul territorio, che hanno un'esperienza familiare e imprenditoriale importante. È bello che Andrea si spenda per questa vicenda. Sono nato a Imola, però ho girato un po' il mondo, e sono ritornato a Imola da Percemazzo, dove fanno aziende. Questo perché avevo fatto l'azienda con le mie figlie. Uno invece che aveva già preso in mano tutto, mi è venuto a mancare, l'ho dovuto riprendere io tutto, anche 80 anni che già ho e sono abbastanza pesanti, ecco. Ho dovuto crearmi delle persone, diciamo, dall'esterno, in modo che mi diano una mano a portare avanti questa attività con le semplice. Grazie. Un ringraziamento particolare va a Cesare Galassi, perché insomma, si è speso veramente tantissimo in questi anni. Io lo conosco da un po' di tempo e devo dire che ha una passione aziendale, ha una passione societaria fortissima, e è bello anche vedere che ha saputo affiancarsi nelle sue anche vicissitudini personali persone che comunque in termini di management, in termini di direzione aziendale, stanno tentando di sviluppare prodotti e progetti nuovi. Allora, l'invito che volevo rivolgere è veramente a tutta la cittadinanza del circondario imolese, in particolare ai giovani, perché questa è un'opportunità per dare un contributo a un'azienda del territorio, ma fondamentalmente anche un'opportunità del lavoro. Chi vince il bando ha un'opportunità di entrare in un'azienda e sviluppare dei prodotti di packaging che poi non solo sono presenti sul territorio italiano ma all'estero. Quindi veramente speriamo e siamo tutti confidenti che a partecipare siano in tanti e che vedono questo come un'opportunità anche loro
di fare qualcosa di nuovo e di creativo.